E anche nella nostra rubrica dedicata alla storia parliamo di sport. . 1936, Gino Bartali vince il Giro d'Italia. 1937, vince per la seconda volta il Giro d'Italia. 1938, vince il Giro di Francia, un trionfo. Ma è terribile quell'anno, 1938, le leggi razziali, poi subito arriva la guerra e poi arrivano le deportazioni. Gino Bartali entra in un'organizzazione segreta voluta dal cardinale di Firenze e contribuisce a salvare centinaia di vite. Io in questo periodo faccio molta attività anche nelle scuole, quando si parla della memoria, quando si parla dell'Olocausto, molto spesso Gino Bartali rappresenta un anello di congiungimento, proprio perché lui, pur non essendo un ebreo, ha messo a repentaglio la propria vita, ha rischiato la fucilazione proprio per salvare delle persone bisognose, perché lui l'ha fatto solamente come un grandissimo atto di generosità. Lui diceva sempre che non voleva essere ricordato come un eroe, per lui gli eroi erano altri. Lui diceva semplicemente che aveva fatto nella vita quella cosa che gli era riuscita meglio, cioè andare in bicicletta, e quindi ha messo a servizio le sue capacità, le sue doti per aiutare gli altri. Nei luoghi dove ha vissuto San Francesco, all'interno del Vescovado di Assisi, è sorto un museo della memoria. Nel secolo scorso, proprio in questo luogo, un grande vescovo, Nicolini, ha salvato qui centinaia di ebrei. Tra i suoi collaboratori c'era quel grande campione che è Gino Bartali. La famiglia di Gino Bartali ha donato al Museo della Memoria molti oggetti appartenuti al campione e anche la piccola cappella privata dove si ritirava in preghiera. Il cardinale Elia Dalla Costa permise a mio nonno nel 37 di avere questa cappellina nella sua abitazione, perché lui era già molto famoso, lui aveva già vinto 2 Giri d'Italia e un Tour de France nel 38, e per lui era diventato difficile anche pregare, raccogliersi in preghiera nelle chiese, perché era talmente famoso che attirava l'attenzione dei fedeli piuttosto che alla funzione. Quindi questa cappellina per lui dal 1937 ha rappresentato la sua casa, la sua dimora, il luogo dove raccogliersi. Nel Museo della Memoria rivivono assieme a Gino Bartali anche le storie di tutti i protagonisti dell'epoca, comprese le suore di clausura. Voi pensate la straordinarietà di questa storia, delle clausure che in qualche modo si aprono, e una madre badessa che racconta che la loro clausura era diventata una grande arca di Noè, perché c'era di tutto, un grande folto numero di ebrei. Il Bene Berit di Roma quest'anno ha consegnato, con un premio a cui tenevamo molto, la Menorah d'Oro al Giro d'Italia, che si è svolto in Israele nel nome e nel ricordo di Gino Bartali, perché nel buio della Shoah ci sono state delle luci che hanno brillato e che è importante che continuino a brillare, perché sono un grande esempio e un grande insegnamento per i giovani.